Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Centro 2. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Se ve lo state chiedendo, tutti quei soldi là, tutto quel rispetto, la pistola con le munizioni infinite e anche il lanciarazzi con le munizioni infinite, no, non sono trucchi, come si può denotare dal mio salvataggio, ma sono tutte quante missioni che ho completato. Ad esempio Fuzz, Vandalismo, Pappone e Palla di Fuoco. Ho selezionato, diciamo, alcune delle attività che mi avrebbero dato dei bonus interessanti già adesso, come ad esempio la notorietà abbassata dei Sons e dei Brotherhood, lo sprint infinito, il danno dei veicoli ridotto, che è il meno, la rigenerazione dell'energia, che è molto buona, la Cobra, che è la pistola appunto che vedete lì, le munizioni illimitate per la pistola, che è tanta roba all'inizio, un lanciafiamme, un razzo annihilator e i razzi illimitati, che tra l'altro mi sono appena accorto che i razzi illimitati non è perché ho completato il vandalismo livello 6, ma perché ho la missione scaricabile numero 6. Ok, abbiamo ottenuto un po' di veicoli, un po' di sconto per l'alloggio e oggi finalmente proseguiremo. In teoria quello che doveva succedere era: prima ricrei i Saints, poi ti fai tutte queste missioni. No, io prima ho fatto tutte le missioni e poi adesso ricreiamo i Saints. Third Street Saints, pagamento anticipato. Ma che bello, adesso sto molto meglio. Non è Chuck Norris, è Young Norris adesso. You want a beer? Yeah, that'd be great. Ma che bello che sono con quegli occhiali. Johnny, who's that? You'll come to the living room and find out. Johnny, I don't care if you just broke out of jail. You do not mess with my furniture. Oh my god. It's you. Surprised, Aisha? That you're here or that you're talking? Tutte e due. We all thought you were dead. I almost was. Well, for someone who was blown to hell, you look great. Ma perché fanno tutti sta domanda sui capelli? Yeah, I've been getting that a lot. Yo, can we get back to business? What's the rush? I've been cooped up on death row and that bitch has been laid out in a coma. We definitely need to remind motherfuckers who we are. And that can't wait until after dinner? No. Nah. Giustamente. Well, you know, there's a saying about dogs and blowing shit up. So what's the plan? We get our crew together. Once we got that, we can work on how we're taking back our city. Sounds good. And where were you planning on having this little meeting? Guarda questa bella casa. No. No. Well, this place is pretty spacious. No. The color's very soothing. No. Come on, Ish. This ain't no fucking gang clubhouse. e c'ha ragione. We gotta find a new place. Yeah, you got it. Va bene, andiamo a ripulire un nuovo luogo. Vieni, prendiamo questa macchina. Head over to the old mission house. We should be able to set up shop there. Beh, sembra un buon posto. Alto has renovated it and turned it into a tourist trap. You're kidding me. I wish I was. We gotta find a new place and the mission house will be perfect. Beh, non mi sembra una cattiva idea. Now we're not staying in the mission. Now check it out. Years ago, an earthquake dropped part of the city below sea level, and rather than clearing out the rubble, the city just built over it. There's an abandoned hotel below the mission that'll work for us. Mi sembra giusto che ci sia stato un terremoto, dai. We'll evict the current tenants. Sounds like fun. A me sta bene ripulire degli inquilini molesti. Sai qual è la cosa buona di Centro 2 rispetto all'1? Già la guida è migliore, partiamo da questo presupposto. Nonostante durante queste missioni che ho fatto ci sono dei veicoli inguidabili, ma proprio tanto. Io poi non mi ricordo in Centro 2 se la metropolitana la puoi usare oppure no. Non me lo ricordo. Quella era una chicca incredibile di Centro 1. Ma una delle cose migliori di Centro 2 è che i sottotitoli sono piccoli, non vanno a coprire lo schermo. Molto buono. Eccoci arrivati. Quante volte sono passato qui davanti, mamma mia. Trova la strada per sottoterra. Mi sembra giusto. Va bene. Ehi là, c'è qualcuno qui? Oh, ma guarda, una chiesetta, proprio come quella del primo gioco. Quanti ricordi, eh? Maledetti, tutti quanti che ci hanno tradito. Non vedo l'ora di ricostruirlo questo posto. I soldi ce li abbiamo 45.000 dollari, beh. Qualcosa sicuramente possiamo farci.
Che tra l'altro questa ambientazione, questa qui che adesso... scusami. Che adesso vediamo. A parte che è proprio bella. È proprio proprio bella. Ma oltre a questo... Vieni qua. Ecco fatto. Oltre a questo, tra l'altro, c'è un minigioco in Saints Row 2 che si ambienta tutto quanto in questa struttura qua sotto. Ma stai buona. Ehi, dove vai? Ma porca... Dove è andata? Non... Scusami. Oh, bravo Johnny, che ci hai pensato tu. Vieni qui che ti affetto. Ecco qua. Poi altra cosa buona è che le munizioni delle armi che trovi a terra valgono per tutte quante le modalità di quell'arma. Cioè, se trovi una pistola, quelle munizioni funzionano per tutte le pistole. Perfetto. Ecco fatto, va che bella questa pistola. Ne è valsa assolutamente la pena di farsi quelle missioni. Dove sei? Dove sei che non ti vedo? Ecco fatto. Ogni tanto prende la mira, fa bene. In questo gioco prende la mira è un po' tosta, lo ammetto, è un po' difficilotto riuscì a prendere la mira. Però quella volta che serve, quella volta che serve la fai. Ti sarebbe piaciuto, eh? No, non facciamo adesso i graffiti, li facciamo più tardi. Ce l'hai una Molotov da darmi? Non mi dispiacerebbe averla, fermo. Niente Molotov, peccato. Me ne rimane solo uno. Dove ti nascondi? Eccola là. Colpo la testa. Distruggi le baracche. Non mi ricordo come si fa a prendere la gente per lanciargliela, sincero. Che bello avere lo sprint infinito, santo cielo. Oh, ecco qua. Madonna, che cattiveria. E per lanciarlo, L1. Stai buono? Maledetto. Maledetto. Cosa fai? Mi viene alle spalle, eh? Questi maledetti barboni. Ma dai, è rimbalzato. Vieni qui. Ecco fatto. Vieni tu anche con me. Ah, che soddisfazione. Non riesco a tirarla giù questa. Vai. Perfetto. Quante case ci mancano? Non molte. Ecco, fatto un'altra. Oh, calmi. Ah, che bello. Ce n'è ancora uno vivo? Vieni qua. No, Johnny, aspetta. Ecco fatto, di faccia proprio. Uccidi barboni rimasti, vabbè. Quanta cattiveria però in questa frase. Bravo che vi siete fatti saltare in aria da soli. Mi risparmi proiettili e tempo. Ah. Tutto ripulito. So, what you think? It's kind of a shit out. True that. But it's a shithole with potential. Potential? I don't know, mate. Oh, come on. A stripper pole, some flat screens, maybe some nicer furniture. You have me, stripper pole. Fucking A. Boom! Oh, i fratelloni. Homeless boom, now more homeless. Ah, beh, certo, giustamente. Perfetto, un nuovo quartiere guadagnato e dei soldi che c'entrano nella tascoccia. Nascondiglio dei Saints, ora possiamo personalizzarlo.
E direi subito di farlo allora. Direi subito di andare a personalizzarlo. Dove devo fare la missione? Scusami. Allora, fermo un attimo. Questa è... Prendi l'ascensore e scendiamo. Non è vero, si sale, scherzavo. Scusa un attimo, che scarpe c'ho? Ah, ok, le ho viste azzurre e ho detto, che cazzo sono quelle scarpe? Eccola qua la missione. Ah, guarda che c'è già della gente. Questa è casa mia, in pratica. Qua mi ci riposo. Guarda già della bella gente che viene qui a rilassarsi. Brave persone. Allora, qui personalizziamo la gang. E a questo punto ti direi, facciamolo. Anni 80, gangster, papponi e prostitute, pre-pop e sporty. Papponi e prostitute non mi dispiace, però gangster, sì, mi va bene. Come tag usiamo questo, come firma usiamo il ruggito, come veicoli direi che la Zimos ci sta, questa ci sta e questa. Gli mettiamo un bel furgoncino. Perché? Perché vorrei un veicolo abbastanza blindato per i miei companion, oltre a due abbastanza veloci. E la personalizzazione gang è a posto. Dov'è che si personalizzava il posto invece? Non mi ricordo. I barboni sono ancora qui, giustamente. Forse devo prima fare qualche altra missione prima di personalizzare il covo. Può essere. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.